cosa non la riguarda. Il suo compito è di far scendere un uomo su... Vabbè, ok, allora... Avete nuovi dati? Guardi se... Dunque... Questo ve lo ricorderete, no? L'avete visto in un video dove io lo modifico e ci infilo dentro questo lettore multimediale. E avete visto, no? Che si vede... Ci si possa vedere tutti i video, insomma, che ci pare. Ora, il problema è che c'è un rumore di fondo sull'audio che io l'altra volta ho lasciato perdere, non mi interessava un granché. È tipo, si sente un po' il rumore del video composito anche sull'audio. Non vorrei aver tolto qualcosa di troppo quando ho tolto dei componenti dalla parte del tuner, tipo questo qui che sembrerebbe o una rete resistiva, non ho idea di cosa sia. Non trovo niente in rete con questo, non c'è neanche sullo schema elettrico, non lo riesco a individuare. Però volevo vedere se rimontando questo qui, questo rumore di fondo e queste oscillazioni che si vedono anche sullo schermo, vanno via, spariscono. Allora, io l'ho tolto da qua, no? Qui si vedono ancora i fori. Ora io voglio solo provare a rinfilarlo qui e saldarlo sopra il circuito qua giù. Che poi non so neanche da che come cavolo, da che parte l'ha infilato questo coso qui. Non credo che faccia nessuna differenza. Io provo in tutte e due le direzioni, poi si vede. Qua si fa presto. Ce lo saldo sopra così. Olè. Vediamo un po' così. Però non mi vorrei sbagliare, ma mi sembra che l'immagine sia più stabile rispetto a prima. L'audio non è cambiato, fa sempre rumore. E quello potrebbe dipendere da un'altra cosa. Ora piglio una botta, quelle stratosferiche. Il rumore c'è lo stesso, quindi è un problema di alimentazione. L'alimentazione la prende da sotto, infatti se spengo il coso scompare. No, di la verità, il rumore c'è anche con il movie stick scollegato. Io ci ho collegato la cuffia per sentire meglio il rumore. Il rumore c'è, è un rumore tipo... il rumore della scansione dello schermo. Voglio vedere se c'è anche su questi altri televisorini che non ho toccato. Vediamo un po'. Sì, lo fa anche questo qui. Non c'entra niente la modifica che ho fatto io. Il rumore c'è anche su questo qui. Non ho delle pinzette adatte. Non ce la posso fare. Non si allineerà mai con i fori. Poi non ci vedo un Kaiser. No. No. Ora è proprio entrato dentro là un Culonia City. Che non ce lo levo neanche più. Olè. Che casino! Oddio, che casino! Aspetta un po'. Tanto che ci sono, facciamo le cose proprio bene. Così do una pulita anche allo schermo, che c'è una fava proprio davanti qui a rompere i coglioni. Olè. Da finì quel bussolo. Ma guarda là, guarda dove è entrato! Oh, ma tu ma oh, la tua mamma proprio. Questo coso vi è tutto di buono, tutto attaccato tutto insieme, come fo? Ormai mi sono messo in testa che ti ci devo mettere, ti ci infilerò a forza. Come faccio? Con cosa lo reggo sto coso? Con cosa lo arreggo? Questo qui che è? Questo è meno ciccionzo, guarda, lo sai cosa uso questo qui? Lo incollo qui sopra. Proviamo un po'. Ah, se ce l'ho un filo.
No, dai, no, no. Ma cazzo. C'è! Ah, ce l'ho messo! Ah, ce l'ho messo! Ok, ora lo devo solo saldare. E via. Ecco fatto. E questo per quanto riguarda questa rete resistiva induttiva, quello che è. Mentre per l'alimentazione, se volessi filtrare l'alimentazione qui, ci dovrei mettere qualcosa qua, un'induttanza. Dove cazzo va a finire questo filo qua? Ok, l'alimentazione me la prende da qua. Quindi questo cavo qui ci andrebbe messa una specie di un filtro. Ora, questo è acceso in questo momento qui. Ho messo un'induttanza di un condensatore sull'alimentazione del movie stick e non cambia assolutamente niente. Il rumore digitale che praticamente produce il movie stick inquina ancora l'alimentazione del televisore, però con quella serie resistiva o induttiva che ho reinserito, l'immagine sullo schermo non oscilla più, ora è veramente assolutamente perfettamente stabile. Ora questo filtro qui, che non so se sarà efficace in qualche maniera, l'ho attaccato dalla parte del ramo positivo. Ora provo ad attaccarlo dalla parte del ramo negativo. Ora io qui ci sono 4,7 kV e come faccio ora a girarlo? Allora mi piglio una libecciata cosmica io qui. No! Ah, ce l'ho fatta! Dai lì! E allora, dalla parte del ramo negativo, no? Da questa parte qua. Allora, condensatore tra positivo e negativo, è inutile che lo metta perché non fa niente. L'unico che è provare a infilarci dentro questa qui. In modo veramente molto empirico, no? Però qui di fianco, qua giù, qui, qua c'era questo condensatore qui. Questo piccolo condensatorino qui era infilato tra la massa del circuito sopra, qua giù, e quella sotto. Perché era collegato tra questo punto qua e la massa del tuner, che ora non c'è più. Io ce lo rimetto, tanto male non gli fa. Io boh, non ci arriva. Ma maiala. Io mi fondo l'unghia. Questo connetteva la massa da qua sotto alla massa del tuner che poi collegava la massa sopra qua giù, quindi io l'ho collegato ora qui a questo qua che collega alla massa qua sopra, più c'è questa induttanza qui sul ramo negativo dell'alimentazione. Ecco, ora mi sa che non si sente più il rumore, ma non lo so, vediamo. No, è peggio, non è uguale, è peggio, è peggio. Che cazzo ho fatto allora, scusa, cos'è che l'ha reso? Staccato questo, vediamo. Questo non cambia niente. A livello di rumore non cambia niente. Questo, fa vedere se lo cortocircuito. Niente, non cambia niente. Allora, questo lo posso anche ricollegare qui. Tanto questa qui sul ramo negativo non cambia niente. Ma prima mi sembrava meglio, quindi provo a reinserirla nel ramo positivo. Cazzo! Eh sì, qui sì che fa! Qui fa di brutto proprio. Altro che! Qui fa la grande! Allora la devo mettere da queste parti qui, l'attacco su questo filo, la infilo da qualche parte qua, qui dentro, boh, ora vedo. Perfetto, non c'è più rumore digitale nella cuffia.
alla grande. Non c'è più rumore digitale nella cuffia, non ci sono più le distorsioni sullo schermo. Vai! Ok, allora facciamo queste piccole modifiche e poi lo rimonto. Sandra, che c'è, Mike? Non andartene, torno subito. Bene, ti aspetto. Mi avvicino all'astro. Vabbè. Ok. Modifica eseguita. Va bene, dai. Una pulitina ora, eh. Piano di caccole, dalla che lavori.